Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti e ben ritrovati al primo appuntamento settimanale di Professione Motori. E prima di iniziare questa puntata vado come sempre a salutare Filippo Gherardi. Ciao Filippo, buonasera. Ciao Martina, buonasera, ben ritrovata a te naturalmente, oltre che a tutti gli amici a casa. Inizia questa settimana, Filippo, tra l'altro l'ultima prima di andare in una mini pausa, definiamola in questo modo, perché torniamo a fine agosto, i primi di settembre. Prima settimana di settembre, esatto. Definito proprio in queste ore, riprenderemo. Quindi veramente 2 settimane, 3 massimo, dai, andiamo in ferie anche noi e poi riprendiamo, perché sarà un autunno molto ricco e quindi dovremo raccontarlo da vicino in ambito automotive e non solo. Alcune anticipazioni tra l'altro le abbiamo già svelate e continueremo poi a parlarne nel dettaglio a settembre, però ora Filippo ci trasferiamo in casa Opel. Era un po' che non ne parlavamo in realtà, l'ultima volta avevamo avuto come ospite in collegamento video Stefano Virgilio, responsabile comunicazione appunto di Opel, e andiamo a fare un po' quasi il riassunto di queste che sono state le vetture importanti di casa Opel. Ora andiamo a parlare precisamente della Grandland, abbiamo già avuto modo di parlarne anche con Stefano di questo restyling che toglie per esempio anche nella denominazione la X, perché solitamente prima la conoscevamo come Opel Grandland X, ora viene nominata solamente come Grandland, un restyling che cambia soprattutto per quanto riguarda il frontale, dove viene introdotto il nuovo frontale Visor, che tra l'altro fa parte di tutto il percorso stilistico, certo, che sta intraprendendo con tutte le nuove vetture Opel, ma soprattutto introduce le motorizzazioni ibride. Allora, Grandland è stato asse che variano dai 220 ai 300 cavalli, in combinazione la prima essenziale, è una cosa che già troviamo in altre auto, in altri modelli di altri brand, e che adesso ovviamente stiamo ritroveremo anche in Opel. Tantissimi sistemi di assistenza alla guida, poi tantissima tecnologia su Opel Grandland, a partire anche da quelle che sono la novità che però già avevamo conosciuto, certo, in Opel per quanto riguarda i gruppi ottici Intellilux, no? Quelli che un po' ci facilitano anche il percorso notturno, perché creano appunto questo cono di fascia di luce senza abbagliare le macchine che vengono nel senso opposto, per quanto riguarda appunto l'utilizzo degli abbaglianti ovviamente. Assolutamente di Opel per quel che riguarda i SUV compatti e non solo. Ovviamente in questo 2021 direi che la parte della protagonista la sta sicuramente ricoprendo Opel Mokka, che ha avuto veramente uno stravolgimento totale, compresa l'introduzione della versione 100% elettrica, esatto. Però Opel continua a lavorare bene per quel che riguarda appunto i propri sport utility wagon, sia nella versione più cittadina, quindi in quelli più compatti come ad esempio Crossland, che ovviamente in quelli dalle dimensioni un po' più abbondanti come Grandland, adatti. Però Filippo fa ulteriori passi in avanti, lo hai anticipato tu, perché è una vettura che vedremo nelle concessionarie all'inizio del 2022. Parliamo della quinta generazione di Opel Astra, che diventa più moderna, più tecnologica, non solo per quanto riguarda il design, quindi le caratteristiche estetiche che abbiamo, certo, elencato precedentemente, perché poi questo percorso stilistico del frontale di questa mascherina Opel Visor lo ritroveremo sulla maggior parte delle vetture di casa Opel. Diventa quindi più moderna, più sicura, più tecnologica, ma soprattutto alle versioni benzina e diesel vengono affiancate appunto quelle ibride. Assolutamente. Ibrido plug-in nel motore, con un motore 4 cilindri 1.6 abbinato a un cambio automatico ad 8 marce che integra un'unità elettrica, potenza con due varianti, 180-225 cavalli, ma ovviamente Filippo poi non mancano le versioni termiche, perché mantengono appunto la versione benzina 3 cilindri 1.2 con 110 o 130 cavalli e la versione diesel 1.5 con 130 cavalli. Quindi assolutamente. Si mantiene un po' l'identità anche delle motorizzazioni termiche. Assolutamente. Ci fermiamo però ora, Filippo, per qualche istante, diamo la linea alla regia e rimanete con noi con Professione Motori per parlare dell'ultimo argomento in questione. A tra poco. Bentornati a questa seconda parte di Professione Motori. Abbiamo parlato ampiamente di casa Opel e di tutte le novità che si attendono appena finita l'estate. Ora però, Filippo, andiamo a parlare di casa Mercedes, perché, certo, è appunto in atto, è stato tra l'altro iniziato pochissimi giorni fa, precisamente il 24 luglio in Terre Sarde, questo lungo road show che toccherà ben 20 tappe, proprio perché Mercedes cosa sta facendo? Già conoscevamo un po' la sua gamma
più che elettrificata, 100% elettrica, la conoscevamo con il nome EQ. EQ continua ad andare avanti, però promuove quella che è l'elettrificazione su tutta la sua gamma, appunto 20 tappe che si estendono su tutto il territorio nazionale, partendo da Trento a Capo d'Orlando, e proprio la Sardegna, terra sarda, è stato appunto l'evento principale, quindi la prima tappa per promuovere questa elettrificazione in casa Mercedes. Elettrica apparente tra le colline toscane, il SUV premium che diventa 100% elettrico. Il primo SUV di Mercedes, tra l'altro, 100% elettrico. Il primo passo importante. Poi anche le due variabili plug-in hybrid, perché Mercedes ovviamente è sottigliata, continua a richiedere maggiormente ancora versioni endotermiche, quindi diesel o benzina, però l'ascesa delle motorizzazioni elettrificate ibride in primis è assolutamente molto importante. Vedere in anteprima statica. Sì. Un tour che terminerà nel mese di dicembre a Torino, che come ho detto precedentemente appunto toccherà tutto il nostro territorio nazionale con quattro vetture di punta, EQA, EQC, GLC e GLA in tutte quelle che sono poi le varie declinazioni, 300 formati che la GLA 250 e si passa soprattutto, Filippo, dalle motorizzazioni, dal mild hybrid, dal plug-in fino alle motorizzazioni 100% elettriche, quindi Mercedes è veramente completa su tutti i punti di motorizzazioni per quanto riguarda questa transizione energetica e elettrificare l'energetica. Assolutamente, Smart è stata sicuramente pioniera da questo punto di vista, adesso la troviamo anche nel prossimo autunno, accompagnato, perdonatemi, più che abbandonato questa estate Mercedes in previsione dell'autunno, però ecco, in casa della stella tedesca. Continueremo ovviamente a parlare di tutte le novità in casa Mercedes e Filippo, io nel frattempo ti saluto, ovviamente lascio poi ai nostri telespettatori all'intervista di Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione Mercedes. Filippo, grazie, ci vediamo domani sera. Grazie Martina, domani sera. Vi lascio al contributo video di Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione Mercedes, e l'appuntamento con Professione Motori è per domani sera. Arrivederci.